Ansia? Vinciamo e basta, ragazzi. È veramente troppo importante. Non voglio affrontare quelle due settimane di sosta soltanto a fare video su Allegri Out. Non ce la faccio veramente più. Ok, ragazzi, ok, gufate a parte. Dai, facciamo due cose. La prima, facciamo 3000 mi piace sotto questo video solo perché sono stato bravo e l'ho caricata lo stesso alla live reaction. E quindi, per averne ancora, lasciate questi mi piace. Seconda cosa, nel primo link in descrizione trovate il numero di S. Applicazione completamente gratuita per iOS e Android, la migliore per quanto riguarda il mondo del calcio, che vi tiene in costante aggiornamento sulla vostra squadra del cuore, sui risultati dei campionati, delle competizioni europee, sulla cartella degli infortunati e non solo. Se inserite la vostra squadra del cuore, avrete la possibilità di vincere la maglia di quella squadra lì. Quindi niente, ci vediamo con la live reaction e già che ci siete, ditemi nei commenti qual è il vostro sogno nel cassetto per la panchina della Juve. Dai, fuori i nomi. Ale riposato durante la sosta. Sì. Se riusciamo a vincere queste due partite, avete già vinto. Dai, ne abbiamo vinto manco con la Samp, che è la squadra peggiore della Serie A. Cosa ci dice la ruota? Il mio pronostico per stasera, purtroppo, 2-2. Benfica, due nomi. Sichigno, poi... No, João Mario, voglio piangere. Vai, video di Mastrangelo, a posto. Mettiamo un gol della Juve, facciamo a turno. Chi lo fa? Di nuovo! E della Juve, il secondo gol. Ancora! Vabbè, ma basta, è truccato! Bravo, 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 bravo! Accidenti! Prevedo Benfica in vantaggio 0-1, poi rimontare 2-1. Paredes, sguardo agli occhi azzurri, Milik in trepidazione. Ancora lui, Arkadiusz, ci ridanno quello che ci hanno tolto, ce lo ridanno tutto, Arkadiusz, 3 minuti e 50, il karma! Chiamate gli arbitri della Serie A, annullate questo gol, metteteci vostra madre in fuorigioco. 4 gol in 4 partite, Arkadiusz Milik. Depay, se non mi ammazzo, ma vaffanculo. 1-0 Juve, andiamo! Verso McKennie che gira verso Milik. Angolo! No! Non era riuscito a via. Manda via, dai che ci siamo! Kostic. Kostic la tiene in campo. Cross! Vabbè, c'era già Vlahović pronto. Fuori Paredes. Dai! No! Madonna, bravo, rapido, recupero palla, Bremer, quadrato! Kostic! No! Ma dai! Era fuori gioco? È angolo, cos'è? Bremer con una già scavalcare. McKennie che mo sbaglierà. Porco di... Mi fa incazzare. Qui devi darla a Miretti. Sì, lo fa. Controllo, orientato, velo, Miretti! No, è Milik, dai! Oh, oh! Arkadiu! Arkadione! Era per te, ma... Dio! Come gol Maccabi! Neres! Perin! Mamma mia! Che brivido! Quanto è gobbo Danilone. Certa gente l'ha anche insultato l'anno scorso. Vabbè, lo mettevano a confronto a uno dei migliori al mondo. Cancelo. Perin. Anche le sue parate le ha fatte. I suoi più se li prende. Zona tiro, si sistema. Palo. Guarda Miretti. Insiste Miretti. Lo raggiunge. Lo blocca. Poi attenzione. Attenzione che ha blocco Dimos. Bar. Che succede? Miretti prende la palla, l'arpiona pur di tenerla in campo. Olè, danno rigore, a posto. Che da vivo sembrava che il... Mi sembrava che il... Sta spiegando l'arbitro quello che... Rigore, ovviamente il VAR a noi non ci dà i gol, ci dà i rigori contro. E già si vedranno i commenti dove la Juve ha smesso di giocare dopo 20 minuti. Miretti per tenere in campo una palla e poi pesta. E l'errore lo fa il 2003. Così avrà ragione il signor Max Allegri a dire che i 2003 sono ingenui. Che belle notizie ho sempre ogni volta che guardo una partita della Juve. João Mario, l'interista, gol. Parte João Mario, si ferma. Allora! Calcio di rigore impeccabile. Altro rigore contro. Altro gol. E João Mario ci zittisce. Mamma mia. Uomo di Neanderthal. Miretti. Aggredito David Neres. Non può. Ah, le orecchie, oh. I preti sono nelle altre live. Puoi andare da loro. Bremer, zona tiro, prova. Perché tira Bremer?
Bremer. Ma perché deve tirare Bremer? Bonucci comunque. Ma può bastare questo. Padre Kinoshi, che sei con Toselli, sei santificato il tuo colpo gobbo, venga a noi i nostri Davo, come noi li rimettiamo ai nostri hat-trick, e non ci ridurre ad essere un Avsim, ma liberaci dal male. Forza Juve. Mattia, non ti ferò per questa cosa, mi dispiace. Scaldando tanti giocatori della Juventus, ma il boato... Si scaldano tanti giocatori. Uno si chiama Angel Di Maria. Non ce ne sono altri. Rabiot rotto, Locatelli rotto, Chiesa rotto, Pogba rotto. Bremer, mettici sta gamba, fatti sentire, tira fuori. Paredes, Milik, Quadrado sovrappone. Rientrerà sul sinistro? Madonna, Milik, dai, forza, andiamo, trascinaci. Allegri inquadrato, sa che mancano 40 minuti, a questo 53 dovrebbero vedere scritto 83. Su questo 54 dovrebbe essere scritto 84. Si è rotto subito, ci credo che c'ha paura a fare i cambi. Milik. Ma perché Milik deve recuperare palla? Addio. Bremer, regolare, gol. Rafa Silva, ribattuta, gol. David Neres, benché in vantaggio. Sì, tutto è nato da un doppio contrasto vinto da Enzo Fernandez. Poi il miracolo di Perin. Ma guarda quanti rimpalli vincono! Guarda, e vince uno, e vince il rimpallo qua su Breme, e gli ritorna il tiro, ma basta! 2-1, e Juve momentaneamente fuori da ogni speranza di vita, la possibilità di essere felici, anche solo per una notte. Non meritiamo questa felicità. Entra Di Maria. Ovazione quando entra in campo De Sciglio. Neres, continua a fare il panico. Mamma mia, giallo per Danilo. Applausi per Neres, che ritorna quello dell'Aia. Crocchetta in mezzo a due, Kostic e Danilo. Questa la rivedremo sui TikTok. Pensavo 3-1 con stile Pau Torres. Vediamo se arriva. Alexander Pa. C'è una deviazione. Che occasione qua. Salvataggio di Bonucci clamoroso. Stadio che non reagisce, che non supporta, che è spento, che è morto, che è vuoto. Coglione il Penguin, under 3,5 il Penguin, ma vattene a 1x più under 3,5. Ti pagavo io l'X2 se lo perdevi. Sta arrivando Enzo Fernandez. Rafa Silva prova il tiro, Perin. Sempre velenoso Rafa Silva. Sembra di rivedere Juve-Ajax, ragazzi. Sembra di rivedere la Juve-Ajax dei quarti di finale del 2018. Qualcuno ha il coraggio di scrivere ancora cosa sta facendo il Maccabi? No, vorrei sapere se qualcuno mi sta ancora regalando cosa c***o sta facendo il Maccabi. Ramos sponda, attenzione. David Neres ancora, palla buona per lui, Perin. Qui ancora. Perin urla da solo. Perin, io non ce la faccio a urlare con lui, non ce la faccio. Non ce la faccio più veramente. Non ce la faccio veramente più. Non riesco neanche più veramente a parlare, porco no gatti. Dire, seconda linea, sta chiamando l'ordine. È l'unico che sta provando a dare un po' di senso a questa squadra. Di Maria insegue il pallone, prende il primo pallone. Mo che deve fare Di Maria da solo? Deve scartare tutti. Infatti ne scarta due e fa un fallo a uno. Infatti esce Milik per far entrare Ken. No. Entra Ken. Passo di lui. Buona la finta di Ken. Si accentra improvvisamente. Ken prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso. Pallo clamoroso. Palla ancora buona, Di Maria, debole! Scusate se avevo mutato il microfono. Ken fa un'iniziativa dove fa un tiro cross ed esaltiamo un tiro cross. Ecco cosa mi sono perso col microfono muto. Mo mi sentite, ragazzi? Domanda. Purtroppo a Di Maria non arriva una palla a terra, arrivano solo palle complicate. Non riusciamo a giocare a calcio con Di Maria. Rivaldo, ancora, taglia tutto il campo. Bella l'idea. Troppi messaggi mandati. Vlahovic, attenzione, fuori gioco. Non esulto neanche, incredibile. Di Maria... Fuori gioco di De Sciglio. Lo stesso fuori gioco di Candreva, purtroppo. A noi lo fischiano. Non puoi esultare Allegri, non si può provare felicità. Dobbiamo stare male, piangere, far soffrire le persone. Perché ancora fare questo lavoro sul web non è riconosciuta come attività. Incredibile. No, no. Veramente imbarazzante come siano andati via i minuti senza avere possibilità di fare un cazzo. A parte Bremer da libero. Veramente una cosa imbarazzante. Quando Tuchel, vedi, lo vedi, qua lo vedi. E si fa il video su Tuchel! È un altro video! È un altro video, Musa appoggia all'indietro, sbagliando. Palla ancora viva. Incredibile occasione per il Benfica. Al quarto di recupero. Da, il Benfica non si ferma più. Dodicesima vittoria consecutiva. Brutta sconfitta per la Juventus, anche perché arrivano i fischi del pubblico.
Non andiamo a fare quello che faccio sempre, con un filo di voglia che mi rimarrà. Non sono neanche più deluso, arrabbiato, ormai sono solo apatico. Ciao ragazzi.